è un tema forte perché il confine tra l'Italia e la Slovenia, ma il confine anche tra gli esseri umani, il confine che c'è fra Rosa e Igor, marito e moglie, da 40 anni sposati, ma insomma che fanno un po' fatica ad andare avanti e si capirà un po' alla volta perché, cosa è successo. Insomma, effettivamente la regista, diciamo, ha scelto sì, come dire, di snocciolare un po' alla volta poi i vari appuntamenti della storia e quindi anche emotivi dei personaggi. Sì, senza anticipare nulla, però magari anche vi aiutiamo ad avere una piccola chiave di lettura. Uno dei passaggi di questo percorso di riappropriazione della propria vita, della propria capacità di scegliere e del sorriso, banalmente, c'è anche qualcosa che uno, è molto poco raccontato al cinema dal punto di vista femminile, e due, soprattutto per una donna non più giovanissima, ovvero sia la riappropriazione del proprio corpo e del sesso. Sì, infatti è proprio questo, cioè che tu dici ma che c'entra il lutto con il sesso? In effetti sembra che siano distanti anni luce, invece la sfida è stata proprio questa, insomma, no? Di raccontare cosa accade proprio fisicamente a una donna che attraversa un dolore, un lutto così terribile. Nel momento in cui comincia piano piano a riprendere contatto proprio con la natura, anche con la terra, a ritrovare un equilibrio, a ricominciare piano piano a camminare. Io ho lavorato molto, questo posso dirlo, insomma, da attrice ho lavorato molto proprio fisicamente, oltre che psicologicamente sul personaggio. Mi sono interrogata, ho letto, per capire che cosa accade a una donna che per degli anni praticamente è contratta, è congelata, il suo corpo, lei non permette a se stessa e quindi al suo corpo proprio di essere, di stare, di desiderare, e quindi di relazionarsi anche agli affetti più importanti che sono quelli con l'altra figlia, con il marito, ed è stato molto 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 forte, interessante lavorare proprio fisicamente su che cosa significa questo lento scongelamento, questo lento riavvicinamento proprio a se stessi innanzitutto, perché se una donna non ritrova se stessa non può dare niente neanche agli altri, cioè fondamentalmente è questo quello che viene raccontato, no? Sembra quasi una chiusa, insomma il marito l'attacca anche, no? Cioè glielo dice in faccia, tu preferisci stare con i morti piuttosto che con i vivi, ma in realtà lei non lo fa apposta, lei non ce la fa, lei non ce la fa, però vedrete insomma poi come riuscirà piano piano non solo a sopravvivere, ma a vivere. Forse anche meglio di prima, no?